Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di una macchina che è un po' il carro armato, quindi il panzer delle macchine fotografiche tedesche, ed è la Leica R8. Ovviamente, se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e attivare le campanelle in modo che non vi perderete i prossimi video che cercherò di proporvi sempre con maggiore costanza. Questa è una macchina fotografica chiaramente a pellicola ed è la Leica R8. La Leica R8 venne introdotta sul mercato nel 96, o meglio nel 96 fu registrato il brevetto di questa macchina. E è un po' il punto di arrivo del design tedesco delle Leica Reflex. Fu poi sostituita dalla Leica R9, che fu un upgrade della Leica R8, ma un upgrade possiamo considerare minimale. Il design, questo è l'ultimo design delle Reflex analogiche Leica. Qui vedete montato l'Elmarit 28 mm 2.8 che è stato adattato come ottica ROM, modificato ROM per questa macchina. Poi parliamo ovviamente anche di questo, ma tutte le lenti Leica R possono essere montate su questa macchina. La macchina è veramente grande e anche pesante, però a mio avviso è una macchina che sta molto bene in mano, si impugna bene, è solida ed ha uno scatto molto piacevole. Adesso ve lo faccio anche sentire. Dimenticavo, la macchina va accesa in quanto senza pile è un po' dipendente dall'elettronica, non scatterebbe e ha il tasto di accensione e spegnimento. Quindi, una volta accesa, questo è un 125esimo. È veramente uno scatto molto piacevole. Per il resto è chiaramente una macchina elettronica, come dicevamo, quindi dipendente in tutto e per tutto dall'elettronica, a differenza di alcune altre reflex, come quella che abbiamo visto, di cui vi rimando il video, la R6, che era una macchina anche meccanica, soprattutto meccanica, dipendeva dalle pile soltanto per quel che riguardava l'esposimetro. Questa no, dipende totalmente dall'elettronica, però è il punto d'arrivo delle macchine reflex tedesche della casa Leica. Qui, come dicevamo, abbiamo il selettore per le modalità manuale, priorità di diaframmi, programmato, priorità di tempi e F per il TTL flash. Questa è la ghiera dei tempi che, udite udite, arriva da 16 secondi a un 8 millesimo, più il sincro a un 250esimo e posa B. Comando per la doppia esposizione, comando qui sulla parte frontale della macchina abbiamo alcuni comandi, fra cui questo per la profondità di campo, lo sgancio dell'obiettivo, questo è per il sollevamento dello specchio e per il flash prima e seconda tentina e per l'attacco per il sincro flash. Dietro nella macchina abbiamo un visore e dietro il visore lo sportellino che comanda gli ISO, l'autoscatto possibile in due modalità, 2 secondi e 12 secondi. Appunto il display che ci fa vedere qui la finestrella per la pellicola, la finestrella per l'avanzamento della pellicola, sotto la possibilità del motore, compensazione esposimetrica che viene anche vista all'interno da un visore LCD che è posto all'interno del mirino,
possibilità di chiudere l'oculare con questa levetta, sgancio della cornice qui dell'oculare per poter mettere ad esempio un mirino angolare. Due tipi di motori erano possibili con questa macchina e praticamente tutte le ottiche, sia ROM, quindi che avevano come quella che vi ho detto qui modificata dalle camme ROM, vedete che qui ci sono dei contatti, questi contatti sono la modifica che è stata fatta da un precedente tre camme a un ROM. Perché in questo modo praticamente fornisce delle informazioni relative ai diaframmi all'esposimetro. Esposimetro, peraltro, aspettiamo che arriva a fuoco. Esposimetro, peraltro, che viene comandato da questa ghiera qui sopra, con la possibilità dell'esposimetro su tutto qui, su tutta la scena, semi-spot e spot. E questo è invece il tastino per il riavvolgimento della pellicola. Queste sono le caratteristiche principali e le funzioni di questa macchina, ma ovviamente non c'è soltanto questo. Questa è una macchina veramente ben costruita. Guardiamo anche il suo interno. Abbiamo la tendina a scorrimento verticale, la lettura, il trascinamento per la pellicola, la lettura qui del DX. È veramente una macchina molto molto ben costruita, molto pesante, sicuramente pesante e molto grande anche. Poi se aggiungessimo il motore o il winder, si allungherebbe ancora un po' e sarebbe veramente una macchina importante in mano. Però, scattare con questa macchina è veramente molto molto piacevole. Il mirino, per quanto con un 50 mm, ha un ingrandimento di 0,72 e per quanto abbia una copertura mi sembra intorno al 93%, è veramente molto piacevole. Gli schermi del mirino sono intercambiabili ed è veramente facile sia la messa a fuoco con i mirini standard spezzato, ma anche con quelli non spezzati a microprismi. È veramente un mirino eccezionale, uno dei migliori che abbia mai visto. Ed è una piacevolezza scattare con questa macchina, nonostante sia una macchina grande e nonostante in fondo sia una macchina elettronica. E sapete come non adori molto oggi le macchine elettroniche per via del problema proprio dell'elettronica che le rendono un po' fragili, e questa purtroppo non è esente da questi problemi elettronici, però tutto sommato il prezzo a cui oggi si trova una Leica R8, che all'epoca era veramente una macchina straordinaria e anche costosissima. Non ci può impedire di cercarla, perché veramente le possibilità che dà questa macchina, con anche la possibilità di scattare fino a un 8 millesimo, quindi con tempi decisamente, mettiamola in manuale, non in apertura, con tempi decisamente rapidi, e quindi di utilizzare anche ottiche particolarmente luminose, ci dà un vantaggio notevolissimo. È una macchina molto molto ben costruita ed è il punto di arrivo del design tedesco. Io l'ho utilizzata per diverso tempo con qualsiasi tipo di ottica. Peraltro, proprio il fatto che sia pesante, a mio avviso, la rende perfetta anche con le ottiche pesanti e più grandi, perché il peso viene un po' bilanciato dal fatto che avete in mano una macchina grande, e quindi anche un'ottica grande non crea nessun problema
sulla macchina stessa, cioè non siete nelle condizioni di avere un corpo piccolo e un'ottica grande. Qui anche la macchina ha la sua importanza e quindi la possibilità di avere un corpo macchina grande alcune volte è un plus e non è un difetto. Altre cose su questa macchina, direi che più o meno ti ho raccontato tutte le funzioni principali, se non che è relativamente facile trovare sul mercato l'R8, più difficile trovare l'R9. E questa veniva prodotta sia nera che cromata. Le ottiche può montare tranquillamente qualsiasi tipo di ottica, sia con gli attacchi ROM che abbiamo visto, ma anche con l'attacco a camme, due o tre camme che degli obiettivi precedenti. Non c'è nessun problema per la misurazione della luce. Mancherà la trasmissione delle informazioni all'interno del corpo macchina, ma sarà tutto perfettamente utilizzabile. Questa è un'ottica vecchia che era stata modificata a ROM, quindi in questo caso non ho problemi, un 28 mm questo. La macchina è veramente interessante. Vi lascio passare alcune foto che ho scattato con questa macchina utilizzando varie ottiche. Anche tele 135 mm e 180 mm. E ecco, questo è appunto lo stato di arrivo della macchina della reflex a pellicola tedesca della casa Leica, che probabilmente ingiustamente è sempre stata un po' ritenuta la sorella minore rispetto alla Leica M. Io sono particolarmente interessato alle Leica M e mi piace scattare moltissimo con le Leica M a telemetro, ma alcune volte la reflex è indispensabile e onestamente, e personalmente per quel che ho avuto modo di sperimentare, poi ditemi anche la vostra, a parità di ottiche non noto particolari differenze fra le ottiche R per le reflex di Leica e le ottiche M. Onestamente, mi sembrano delle grandi ottiche, quindi il fatto che siano considerate un po' le sorelle minori delle Leica M a telemetro, a mio avviso, lasciano un po' il tempo che trovano. Vi ho raccontato praticamente per sommi capi questa macchina. Se vi capita, consideratela. Oggi si potrebbe trovare anche sotto, abbondantemente sotto i 400 euro, e il fatto che diciamo, i prezzi siano interessanti vale la pena di prenderla in considerazione. Il prezzo di questa macchina, per esempio, rispetto a una R6, tende ad abbassarsi drasticamente proprio per il fatto che questa è dipendente dall'elettronica, mentre l'R6 ad esempio non lo è, così come l'R6 II, e quindi in un certo senso, diciamo, il valore sul mercato dell'usato di questa macchina è più basso in proporzione a quello di un R6. Detto questo, però, rimane una splendida macchina e una macchina, diciamo, che già strizzava l'occhio all'epoca al nuovo millennio. Poi fu in qualche modo fu introdotta l'R9, che non ebbe un gran seguito perché ormai il digitale aveva già travolto tutto. La forma e la grandezza di questa macchina fu ampiamente criticata proprio per il peso, per la grandezza, per la macchina molto molto grande, come potete vedere, però questo, a mio avviso, in questo caso non è una cosa negativa. Alimentazione di questa macchina, questa adesso la spengo e vi mostro. Si apre qui, si preme questa piccola levetta
e si sgancia questa impugnatura e ci sono due CR2 qui che alimentano la macchina. L'alimentazione della macchina appunto è data da queste due batterie, poi questo si reinserisce e l'accensione della macchina fa ripartire il tutto. È veramente una macchina facile e immediata da utilizzare e è una di quelle che ogni tanto utilizzo perché è veramente molto molto piacevole l'utilizzo di questa macchina. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate, se la macchina vi è piaciuta, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!